è la festa della libertà. Le barriere rappresentano la galera per le persone con disabilità. Ormai siamo di fronte alla cultura dell'accessibilità universale. Questa spiaggia ne è una riprova. Abbiamo eliminato le barriere e che cosa è accaduto? Tutte le persone dall'Europa, dall'Italia vengono qui, prendono case in affitto, comprano, trasferiscono addirittura la residenza. Sulla spiaggia accessibile di Monte Silvano, tra le più attrezzate funzionali della costa adriatica, si è svolta questa mattina la seconda edizione di Festa Senza Barriere, un momento di condivisione tra i ragazzi, turisti e residenti che frequentano la struttura, ma è stata anche un'occasione per ribadire un risultato raggiunto con la volontà di guardare avanti. Non dimentichiamo che la disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, quindi noi dobbiamo lavorare sull'ambiente. Le istituzioni se ne dimenticano. Monte Silvano è un esempio nazionale. Qualche volta, quando abbiamo qualcosa di meraviglioso che funziona, che l'abbiamo saputo fare, dobbiamo dirlo. Siamo stati bravi, ce lo dobbiamo dire. Questo è un orgoglio per l'intera regione. Il rammarico che gli altri sindaci non copiano questa grandissima realtà. Questo è il grande rammarico. Abbiamo intere città in Abruzzo e non abbiamo nessuna spiaggia pubblica accessibile. È qualcosa di scandaloso, perché comunque la Costituzione lo impone. E l'esperienza inclusiva non può che essere intanto una festa che inizia a colazione con un cornetto e un caffè per tutti. È una condivisione che abbiamo, come vedete, tra tutti, sia cittadini, residenti e disabili. La spiaggia è una meravigliosa spiaggia che abbiamo fatto in questi anni e, come vedete, anche oggi si reputa una delle migliori. Si prevede un allargamento di quest'area? Sì, questa è una delle sorprese che stiamo cercando di portare avanti come amministratore. Dopo che abbiamo avuto tante richieste, stiamo cercando di allargare la spiaggia che ne abbiamo veramente bisogno.